Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo due metodi per programmare lo spegnimento del computer su Windows 11 o 10 nella maniera più semplice possibile. Ma andiamo subito al video. Come prima cosa, richiamoci sul pulsante Start, quello con il logo di Windows, e digitiamo CMD, che sarebbe il prompt dei comandi. Eccolo qui. Una volta con il mouse sopra l'icona del prompt dei comandi, cliccate con il tasto destro e poi su Esegui come amministratore. Apriamo la scheda, o almeno ingrandiamola, e andiamo ad inserire l'unica riga di comando, ops, che ci permetterà di riavviare il computer. Anzi, che dico, che ci permetterà di spegnere, di programmare lo spegnimento del computer tra 1 ora, 2 ore, 30 secondi, il lasso di tempo che possiamo decidere noi stessi. Ma andiamo a inserire il comando che è questo. Se vi chiedete come ho fatto ad ingrandire la schermata, basta tener premuto CTRL CTRL sulla tastiera e poi la rotellina del mouse in avanti, è facile. Ma appunto scrivo il comando che è shut down spazio slash s spazio slash t spazio i secondi che per un'ora possiamo fare lo spegnimento automatico, possiamo impostare lo spegnimento automatico tra un'ora, quindi 3600 secondi, spazio slash c spazio ed inseriamo il messaggio che leggeremo, messaggio che può essere: questo PC si spegnerà tra un'ora, ops, ora, virgola, ricordati di salvare il tuo lavoro. Ok, non doppio, ma riallargo ancora la schermata. Chiudiamo con il lapice, doppio apice, già l'avevo scritto, e diamo invio, vediamo il messaggio che comparirà. Invio. Come potete notare, io da rincoglionito, come vedete, mi ha dato il messaggio di errore perché ho scritto shutdown senza la N, in realtà è shutdown, ma ve lo rispiego di nuovo, il comando sarebbe shutdown con la N. Spazio slash s spazio slash t spazio 3600 i secondi che compongono un'ora. Lo spegnimento, sto programmando lo spegnimento tra un'ora, slash c, e il messaggio, apriamo il messaggio che comparirà: questo PC si spegnerà tra un'ora, virgola, ricordati di salvare il tuo lavoro. Adesso è corretto a quanto pare. Do invio e vediamo se compare il messaggino in basso a destra. Ok, è andata. Eccolo lì, stai per essere disconnesso. Questo PC si spegnerà tra un'ora. Ricordati di salvare il tuo lavoro. Adesso, restando tutto così, sì, io se sto ipoteticamente lavorando, il computer tam si spegne e perdo tutto il lavoro. Devo ricordarmi, per quello ho scritto il messaggino di salvare. Ma se voglio annullare questo comando appena inserito, mi basterà digitare shutdown spazio meno a, vediamo se compare anche il messaggio di annullamento. Disconnessione annullata, l'arresto pianificato è stato annullato, il comando che ho inserito precedentemente è stato annullato e il computer non si spegnerà più. Ovviamente vi lascio il comando in descrizione. Se utilizzare il prompt dei comandi ci fa paura, possiamo utilizzare quel che ci ha donato Windows 10 o 11, perché vale anche per il 10, digitando qui nella barra di ricerca task. E andrà ad aprirsi questo elenco con le utilità di pianificazione, perché dobbiamo pianificare il riavvio di Windows. Questa volta clicchiamo normalmente su utilità.
di pianificazione si aprirà il pannellino apposito, eccolo qui. Da qui possiamo anche ampliare qui la lista. Dobbiamo cliccare su crea attività di base. Si aprirà, se non sbaglio, eccolo qui, il pannellino per creare un'attività di base. Inseriamo il nome, che può essere shutdown-windows, e andiamo avanti. La descrizione è facoltativa. Potete impostare quando far partire il task in questione. In questo caso io per la prova faccio una sola volta, ma potrei mettere ogni giorno, se vogliamo che il computer si spenga una determinata ora. Faccio una sola volta, clicco su avanti ed imposto quando voglio che il computer termini le sue attività, si spenga. Oggi è il 14 alle 20 e 30. Vado avanti, ok. Specificare l'azione da eseguire con l'attività, via programma, invio messaggio di posta elettronica, visualizzazione di un messaggio deprecato. Questa è una cosa nuova che qualche tempo fa non c'era. Ma bisogna avviare un programma, hanno messo un'operazione intermedia, cioè il programma shutdown.exe. Vado avanti, ed infatti in programma o script bisogna inserire la riga di comando che avvii lo spegnimento del computer. E il programmino per lo spegnimento del computer si trova in C, due punti, oh, dove sei? Due punti. /Windows/System32/Shutdown controllate bene .exe. Questo è la forma corretta, sì, ci sono. Potete comunque verificare la presenza, dove è posizionato il programmino shutdown.exe, cliccando su sfoglia, se magari avete cambiato qualche cartella. Dopodiché facciamo in aggiungi argomento facoltativo meno S, tanto per completare quella riga di comando che abbiamo fatto anche con il prompt dei comandi. Vado avanti e, come possiamo leggere, abbiamo completato la creazione di questa attività. Attivazione, allora, shutdown Windows, attivazione una sola volta alle 20:30 del giorno 14, come impostato, operazione come da stile prompt dei comandi. Non sto a spiegarvi il significato delle varie lettere, clicco su fine. E adesso il prompt è attivato e lo possiamo trovare. Vediamo, l'abbiamo chiamata. Espandiamo qui la parte del nome. L'abbiamo chiamata shutdown Windows. Eccola qui, come ultima. Se vogliamo cancellare questo task appena creato, basta recarci sopra il task, cliccare con il tasto destro del mouse. Eliminazione, eliminare questa attività, questo task appena programmato, questo task di base, yes, sì, a posto, eliminato, torniamo, chiudiamo con la X ed il nostro computer non si spegnerà più, che poi non è quello che volevamo fare, ma io vi ho fatto vedere soltanto un esempio. Bene ragazzi, vi ho fatto vedere come programmare lo spegnimento del vostro computer con Windows 10 o 11 tramite il prompt dei comandi o tramite le impostazioni di Windows. Io spero che questo video vi sia stato di aiuto. Se sì, scrivetelo nei commenti, mettete un mi piace, iscrivetevi se vi iscrivete, vi voglio bene, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!